Ieri 25 aprile 2019 alle ore 11 si è tenuta presso il comune di Perito in provincia di Salerno la cerimonia di intitolazione dell'aula consiliare al compianto sindaco Antonello Apolito. L'amministrazione comunale, oggi guidata dal sindaco Carlo Cirillo, ha accettato la donazione della targa fatta dall'associazione culturale Provasce Portuni e Pertosa. A scolpirla Sergio Baratta. Hanno partecipato autorità civili, militari e religiose, nonché i cittadini del comune stesso e delle comunità limitrofe. Era un atto dovuto perché dopo la mancanza di Antonello, avvenuto il 24 aprile 2017, già il mese dopo la volontà del Consiglio Comunale sarà quella di dedicare quest'aula ad Antonello Apolito, il nostro compianto sindaco, quest'aula che ha visto battaglie memorabili da parte sua, da parte mia, insieme al nostro gruppo di maggioranza, e quindi ritengo che in quanto sindaco che ci ha lasciato in modo molto prematuro era doveroso farlo subito dopo la scomparsa. Poi per volontà dell'associazione Vasce Portuni e Pertosa, di cui lui stesso è stato presidente negli anni precedenti, ci hanno proposto di mettere in quest'aula consigliare una targa dedicata ad Antonello. Ovviamente la giunta non ha potuto che accettare con immenso piacere questa targa, cosa che oggi nel secondo anniversario abbiamo voluto dedicare e quindi inaugurare. È difficile fare una valutazione perché in realtà prima di essere sindaco, per quanto ci riguarda, Antonello è stato un amico, è un amico, una persona sempre disponibile, sempre pronta al confronto, sempre pronta alla disponibilità verso tutti, ma soprattutto con la voglia di vivere l'amicizia e la compagnia in modo assolutamente spontaneo, naturale. Ecco, questo è quello che prima ancora di ricordare il sindaco, secondo me va ricordato di Antonello, la persona che faceva uno scherzo e di quello scherzo era lui stesso per primo a gioire, una persona che nei momenti anche di contrasto era invece capace di mediare. Questo è secondo me il significato puro di una targa all'interno dell'aula consiliare in termini di unione anche per questa comunità. Sì, assolutamente, un momento emozionante dato che abbiamo intitolato su una forte volontà dell'amministrazione comunale questa sala ad Antonello, una persona per bene, un sindaco valente, un giovane che amava il proprio territorio ed è stato un condottiero per il comune di Perito. Il gesto di intitolare l'aula consiliare ha molto di più del semplice intitolazione di un locale, è la volontà di abbinare quella che è una sede dell'attività politica, del confronto, dello spirito di comunità, dell'istituzione, delle tradizioni ad una persona che si è sempre adoperata, una persona popolare, una persona che voleva bene la sua comunità e aveva la forza di rappresentarla.